questo assolutamente non lo faccio, questo non ne ho proprio voglia, questo no, basta, no, non me ne frega niente che lunedì te lo dico, c'ho il ciclo, non ho intenzione di fare niente se non mangiare, perciò basta. Ok, mi ero ripromessa di non voler fare questo video, ma invece ho deciso di farlo. Perché? Perché è divertente, molto divertente. Perché ci ritroviamo tutte in queste situazioni del ciclo. Mi sono chiesta, perché non racconto la prima volta che mi è venuto il ciclo? Perché è quel giorno della mia vita che ho compreso veramente che c'è qualcosa che non va nella mia vita. Sono proprio sfigata, ok? Io ho sempre odiato i pantaloni bianchi. Sempre! Ma mai messi, avevo 13 anni, mai messi. L'unico giorno della mia vita che ho deciso di mettermi i pantaloni bianchi e andare a scuola, durante le lezioni mi è arrivato il ciclo. Non sapevo nemmeno cosa fosse un assorbente. Per non parlare di quelli interni che, ma che roba è? Cioè cosa devo, perché? No! Mi sono fatta accompagnare da una mia compagna di classe in bagno per farmi aiutare, perché non sapevo come si mettesse bene l'assorbente, era una cosa un po' strana. E lì diciamo che mi ero macchiata un pochino i pantaloni bianchi, ma l'avevo sistemata con una bella felpa legata in vita, come sempre, classico. Il problema è che la sera dopo avrei avuto il mio primo saggio di nuoto sincronizzato. Ma porca di una miseria! Come cacchio è possibile? Come caspita è possibile che mi viene il ciclo? La prima volta nella mia vita, il giorno prima del saggio in acqua. In acqua? Di nuoto sincronizzato, dici, non è possibile! Cioè, non è possibile! Ma io l'ho fatto lo stesso quel saggio. Ed è andato tutto dannatamente bene, ma l'ansia che avevo nella testa era incredibile. Avevo paura di trasformare quella piscina nel Mar Rosso. Cioè, con questi capelli laccati di colla di pesce, avevo il pensiero di, oddio, faccio una figuraccia con tutte le persone sedute sul. No, però è andata tutto bene. E questa è stata la mia prima esperienza col ciclo. Ma mia madre secondo me avrà detto, ho fatto proprio una figlia problematica, perché è l'unica a cui poteva venire il ciclo. Cioè, che tu dici? Ma tutto bene? Cioè, perché non è normale. Tutti i giorni che ci stanno nell'anno, quello 365 è quello. Comunque, queste sono le ragazze col ciclo. Ciao, hai il ciclo? Non preoccuparti, con i nostri assorbenti potrai tranquillamente vivere al meglio la tua giornata. Puoi saltare, ballare, cantare, correre, sempre con il sorriso. Rendi i giorni di ciclo ancora più speciali. Scusa Alessia, ma cosa stai mangiando? Gallette, salame e Nutella. Gallette, salame e Nutella. Che schifo! Oh. Un altro rimedio, questo forse non so se tutti lo conosciate, è quello dei pediluvi. Una bacinella di acqua calda, ci mettete due cucchiaini di senape in polvere. La senape in polvere aiuta a contrastare i graffi. Mamma, ce l'hai la polvere di senape che ci devo mettere i piedi dentro? Per i crampi. Per i crampi. La senape. Ma dove siamo finiti? Ma chi l'ha mai sentita la senape in polvere? Che situazione imbarazzante. Ciao Alessia. Quindi, tante parole. Ho il ciclo. Cosa ti devo dire? Allora. No, grazie. Ma perché non mi hai messo like all'ultimo TikTok? Tu vedi chi ti mette like su TikTok? Sì? E come fai a sapere che provo io? Ma sei qua, mi lamento con te, no? Cosa ne vuoi sapere tu? Cioè, io il ciclo ho mal di pancia, tu sei qua a ridere e scherzare, che cosa ridi? Ma perché non sono nata maschio secondo te? Cioè invece no, ogni mese, una settimana al mese devo stare lì col male alla pancia. E voi che mi rompete, perché non è che tu dici hai il ciclo e stai per i cavoli tuoi. No, vivi con sei maschi che ti dicono hai il ciclo, no, si vede, ti sembra una persona nervosa. Che mai detto questo? Ah, ok. Vuoi uscire da camera mia? Infatti io che ci faccio qua? Hai ragione pure tu. Ecco la prima posizione per alleviare i tuoi dolori mestruali. Sdraiati a faccia in su, solleva i tuoi glutei e rilassa i muscoli addominali. Adesso starai sicuramente meglio. Ma mi piedi per il culo. Cioè, se ho stanzia. Ma come faccio a sentirmi meglio tirandomi i muscoli addominali? Ma cosa vuol dire? Ma va, ma veramente. Cioè, ma dai, no. Questo proprio no. Fai la maschera. Non ti faccio la maschera. Te la do, poi te la fai. Io devo fare il video adesso. Dammela. Possiamo fare il video adesso? Piangiamo insieme. Ma mi toccare! Questo cos'è? Un'altra maschera. Per favore, fammi una maschera, è bellissimo. Non me ne frega di me stessa. Lascia metà. Ma non ti faccio la maschera. Non me la fai perché. Simone,
imbecille, la camera. Mi sei sporca. È di Nutella. Me la faccio da solo, me la dai? Questa è per i piedi. Non è per la faccia, ma secondo te è una maschera per i piedi, Simone? Alessa, abbiamo una domanda io, Sim. Ma la maschera funziona o no? Perché su di te non vediamo risultati. Ma è scaduta. La faccia è scaduta. Uscite da camera mia, immediatamente. Ma ascoltami. Fuori, adesso. Ah, fuori. Ti volevo chiedere. Adesso, ma abbiamo... Cammina, non ci rovina la reputazione. Sì, infatti, noi lo so. Non è vero che mi rovino la reputazione. Te lo giuro, a me sì. A Simo va bene. Cioè. Non farla. Non farlo. Va bene, allora ci usciamo dopo insieme. Ok amici, dopo avervi mostrato le mie varie personalità e quindi le personalità di tutte le donne col ciclo, sono qui per leggervi alcune delle avventure che mi avete raccontato che vi sono successe col ciclo. Una che mi ha fatto veramente morire da ridere è stata: ho pianto perché era finito il formaggio a casa e ho detto tutto. Ti capisco. Ho pianto perché Yusuf e Simone mi hanno detto che li metto in imbarazzo. Non cambia niente, non ho nemmeno dolori. In pratica perdo solo sangue. Con tutto il cuore, con tutto l'amore del mondo, ti odio. No, non è vero, non ti odio. Ti invidio, ok? Perché io sento le pene letteralmente dell'inferno. Devo prendere il Buscopenact Plus Frat Cosg, il più forte che c'è, perché sennò muoio, non manco riesco a respirare dal dolore che ho. Mi viene da svenire ogni 2 secondi perché sono pure anemica, quindi ci sangue di qua, sangue di là, qua dici, è finita bro. Poi, piango anche se perdo le ciabatte. Mood. Non vedevo l'ora che mi arrivasse, non capivo niente. E infatti sì, tutte secondo me un po' lo aspettavamo con ansia, tipo Dio che figo, divento grande. Fidatevi di me, più tardi vi arriva, più vivete tranquilli. Ve lo dico, ve lo assicuro, ci sono ragazze che conosco che ce l'hanno dalle elementari. A me grazie al cielo è venuta la terza media, sei 10 anni nel ciclo, complimenti. Ho l'utero retroverso, mi comporta dolori allucinanti. Mi sono andata a informare, ci ho guardato e mi dispiace per te perché veramente hai veramente le pene dell'inferno. Cioè davvero mi dispiace. Io ho fatto una visita dalla ginecologa, una sola, e mi disse che mi dispiace per te, perché mi disse che ho una cosa un po' più gonfia del normale e quindi questo mi porta a sentire veramente tanto tanto dolore. E così mi disse: prendi la pillola cara se non vuoi sentire troppo male. E adesso sto meglio, molto molto meglio. Il ragazzo ovviamente non sente dolore, muore il portafoglio del fidanzato a furia di comprargli schifezze. Non ho niente da dire al riguardo, ma sono d'accordo. Dappertutto. Non ho ancora mangiato. Quando ero piccola mi mangiavo barattoli interi in un pomeriggio. Che schifo. Ma di che anno è sto salame? Mamma mia che stri. Pensavo che sei ciclo veramente. Perché scusa? Perché oggi sei strana. Ma strana di che cosa? Ma poi non vuol dire che... Dai zitta! Si